Questa mattina al mercato ci è stato segnalato che forse qualche banco si era sporto un po' troppo rispetto alle misure che si devono rispettare ed effettivamente in alcuni punti il passaggio centrale per le persone era ristretto rispetto al resto del corso. Ci è stato riferito che a Chioggia la polizia locale è molto attenta nel verificare il rispetto degli stalli che si vanno ad occupare, ma non abbiamo potuto fare a meno di notare che in due tratti la passeggiata aveva un restringimento tale, soprattutto con il pubblico presente, che rallentava al passaggio delle persone. Soprattutto in giornate come questa, che ha visto un grande afflusso di visitatori, sarebbe più utile un po' di spazio in più in modo da permettere una passeggiata meno claustrofobica in alcuni punti. Ma c'è un altro fattore importante, che è la necessità di mantenere uno spazio sufficiente per far transitare in velocità un mezzo di soccorso. Negli stessi due punti, infatti, tra i manichini e i banchi in mezzo alla strada e le tende sporgenti, lo spazio era risicato rispetto al resto del corso e in una situazione d'emergenza chi interviene non dovrebbe pensare forse ci passo, soprattutto se si tratta di strutture provvisorie di commercio ambulante. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina, ti aspetta.